eccoci qui, grazie del passaggio di consegna dell'Aide. Noi le abbiamo qui tutte e due le nostre protagoniste del giorno. Eccole qui, sono Roberta Recchia e Federica Sanguigni. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, siete in due, bene, bene, sono proprio contento, sinceramente. Di anche solito noi. Intervisto una persona, ma in due, insomma, è bello, dai. Allora, Adelaide, come sapete, sta parlando del vostro libro, perché questo appunto è lo spazio dedicato alla Place Book Publishing and Writers Agency. E innanzitutto, come vi siete trovate con loro? Benissimo, devo dire, è una casa editrice aperta non solo alla promozione culturale, ma anche a tanti spazi di artisti, diciamo, quindi ci dà l'opzione di poter interagire con i lettori in diversi modi, ecco, tramite le interviste, tramite gli articoli, anche per il magazine, quindi Fabio e Claudia sono, e anche tutti gli altri. Tante persone della redazione sono delle persone squisite, veramente. Bene, bene. Grande, grande disponibilità, grande anche confronto, possibilità di, cioè di accogliere le nostre idee, le nostre richieste. Insomma, un bel rapporto, diciamo, no? Sì, bel rapporto. Sì, sì. Allora, io innanzitutto volevo fare complimenti, non so a chi delle due o a tutte e due assieme, ma comunque ve la faccio tutte e due, per la splendida copertina. Grazie, a completamento di questo libro che grazie ai testi scritti da me, da Roberta Ricchia e le poesie di Federica, hanno un po' reso questo libro una piccola opera d'arte globale. Comunque molto bella, a parte che mi appartiene perché comunque c'è questa copertina fatta di musica, perché io so che nello specifico Roberta è una musicista, giusto? Sì, nasco come musicista, è vero, ecco. Però poi ecco, i miei diversi studi accademici e le ricerche professionali mi hanno dato modo di spaziare anche nell'ambito della comunicazione, dell'espressione artistica globale. Sono insegnante, sono scrittrice, mi occupo d'arte. Invece Federica? Io ho una passione grande per la poesia, una passione che nasce proprio da bambina per i libri in genere, per la lettura, e adesso insomma sta sfociando proprio, come dire, in un grande amore, ecco, e cerco di trasmettere quelle che sono le mie emozioni a chi mi legge, a chi ha il piacere di leggermi. Certo, com'è nata questa collaborazione, posso chiedervelo? Certo, il progetto nasce per una idea di Roberta che mi ha contattata. Noi ci siamo conosciute effettivamente poco prima di iniziare questo lavoro e è nata subito una grande simpatia artistica, diciamo così, e ci accomuna anche una grande sensibilità per quello che è il mondo del sociale. E niente, mi ha proposto questa cosa, a me sinceramente mi è piaciuta subito, ho detto subito di sì, e l'idea era appunto quella di creare un lavoro che spaziasse tra appunto l'arte, la letteratura, la poesia, ovviamente toccando il tema sociale, perché i nostri scritti, sia i libri, sia i racconti che le poesie, affrontano la diversità in varie sfaccettature. Certo, questo è un bellissimo tema di cui Adelaide si sta facendo portavoce, perché comunque sta, ripeto ancora per chi si fosse messo in contatto ora, sta così spaziando nel vostro libro che, oltre abbiamo già detto che ha una bellissima copertina e una bella scrittura,
Cos'è la cosa che più vi ha tenuto così, con un attimino con i piedi di piombo? Cioè, di che cosa potevate aver paura scrivendo un libro del genere? Beh, forse proprio l'andare oltre le paure delle persone, più che quella nostra, perché parlare di diversità e di normalità, no? Oggi non è semplice, quindi forse abbiamo camminato su un terreno non molto conosciuto, non molto approfondito, perché l'empatia, la sensibilità verso queste particolari tematiche non va mai ancora oltre, nonostante l'epoca in cui viviamo. Ancora sono delle, ci sono tante classificazioni, tante, diciamo, non c'è una consapevolezza dell'interiorità, della necessità poi di riconoscersi nell'altro. Quindi Certo. abbiamo cercato con delicatezza, ma anche a volte con fermezza dei protagonisti, di dare voce a quello che è il loro mondo, perché sono poi i protagonisti stessi che parlano di queste tematiche, non noi in prima persona. Certo. L'avete già presentato in pubblico, sì. Sì, abbiamo avuto due presentazioni, una appunto a Sperlonga, questa cittadina sul mare che penso insomma conosceranno in Certo, tanti. certo. Poi abbiamo realizzato, devo dire, senza alcuna presunzione, un bellissimo evento quest'estate qui a Fondi, un evento in cui abbiamo unito alla presentazione del nostro libro anche una mostra d'arte. Abbiamo contattato degli artisti locali, ma anche non, che hanno portato le loro opere sempre sul tema della diversità. E quindi poi c'è stata la presentazione del nostro libro, ci sono state le letture dei brani e delle poesie, l'accompagnamento musicale. Abbiamo veramente creato un piccolo evento che è stato, devo dire, accolto in maniera favorevole dal pubblico, dalle persone che ci hanno seguite. Anche nei giorni successivi ci hanno fatto tantissimi, tantissimi complimenti, perché diciamo che quello che volevamo dire, quello che volevamo portare al pubblico, possiamo, ecco, essere fiere di esserci riuscite. È stata veramente una bellissima cosa. Bene, bene. E noi siamo contenti quando succedono manifestazioni del genere, siamo veramente i primi come radio a darvi la possibilità, insomma, di andare avanti e di far capire quello che poi volete dire. Io vi lascerei con questa domanda che non lo so, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Il diverso o la diversità è più diversa o è diversa la normalità? Beh, come dicevo un po' prima, la diversità e la normalità sono concetti che derivano un po' dalla volontà dell'uomo sempre di ridurre la realtà a segni e simboli, no? Per comprenderla, per andare oltre le paure di cui si parlava prima. Questo libro nasce proprio dal desiderio di riuscire a trasferire consapevolezza dell'interiorità, di riuscire a riconoscersi negli altri. I disagi possono comunque essere sempre per un carburante, no? Per dei limiti. Quindi la diversità molte volte è soprattutto un'autenticità di ognuno, di non omologarsi in ciò che ci circonda, nelle leggi sociali, nei costumi. Quindi ci vuole anche coraggio nel restare autentici. Certo. Infatti quello che speriamo, ecco, di trasmettere con il nostro libro è proprio quello di far capire che più che di diversità si parla di unicità, perché io sono del parere che è vero che sì, siamo tutti uguali, perché giustamente tutti abbiamo gli stessi diritti, dobbiamo avere tutte le stesse possibilità, tutte le stesse occasioni, però siamo tutti diversi perché siamo unici, ed è questo che deve, secondo me, sempre essere messo in risalto, e l'unicità della persona deve essere ampiamente valorizzata e rispettata, qualsiasi essa sia. Indubbiamente, indubbiamente.
Avete un progetto da separate? Chiamiamo così. Diciamo che di progetti ce ne stanno tanti, soprattutto nella testa è un continuo vagabondare di idee, di possibilità. Sì, sicuramente faremo qualcosa da separare, ma speriamo anche di continuare a collaborare perché insomma Certo. i risultati sembrano positivi, allora perché no? E noi ve l'auguriamo, noi di ABC Radio, la radio che ti parla, ve l'auguriamo, salutiamo tutti i radioascoltatori, salutiamo la Placebook Publishing, Fabio e tutti quanti quelli che lavorano e io vi ringrazio, abbiamo ascoltato Roberta e Federica, vi chiamo amichevolmente così, il libro, vogliamo dare il titolo, Da me a te andate e ritorno, giusto? Sì, esatto, sì. Sono Ok. quattro racconti, sì, Va e più le bene, poesie. va benissimo. Grazie, grazie per Grazie, grazie a voi e questa buona serata. Io chiacchierata. ripasso la linea ad Adelaide. Grazie. Ciao, ciao.